Buonasera, eccoci al nuovo video che mi ha chiesto una mia amica per sapere come utilizzare bene i prodotti per una pelle giovane. In pratica oggi faremo la cleansing water, con prima la maschera agli enzimi e naturalmente tutto quello che c'è dopo. Allora, cominciamo. Io innanzitutto mi sono lavata con il nostro sapone Ora Limited Edition African Touch, bellissimo, che questo sapone non ha soda ed ha oli biologici prestati a freddo, fra cui l'olio di sesamo del Mozambico ad azione skin care, gli oli di manula e di baobab con effetto nutriente agiscono in sinergia col burro di karité per lasciare le mani nutrite dopo la detersione e il viso naturalmente. Gli estratti di piante esotiche di coriandolo e zenzero favoriscono la rigenerazione della cute e le donano una vitalità radiosa. L'argilla finemente macinata agevola l'azione detergente pulente, levigando a sé lo sporco con la sua superficie ruvida. Il Fresh Soap African Touch è il tuo segreto per una pelle splendente. In combinazione anche con l'olio African Touch, che ora è in promozione, si può fare così tutta una pulizia del corpo in maniera naturale e buonissima, la pelle vi ringrazierà. Allora, nel sapone c'è appunto, oltre al sapone che vi ho detto, anche questo asciugamanino di cotone biologico molto molto buono, che si utilizzerà oggi per la pulizia del viso. Allora, io innanzitutto mi sono lavata, come ho detto, col sapone e mi sono bagnata il viso con l'acqua e mi vado a mettere la nostra crema agli enzimi. Maschera agli enzimi, eccola qua, questa è buonissima, sa di frutta, è morbidissima ed è delicata. Questa maschera è rappresentata dagli enzimi derivanti dalle frutte e dal pH, i polidrossiacidi delicati e ben tollerati anche dalle pelli sensibili. Questa combinazione innovativa è assolutamente unica e apre orizzonti completamente nuovi per il peeling. La texture puramente oleosa della maschera, infatti, si vede, eccola qua, della maschera, elimina le cellule cutanee morte a contatto con l'acqua e rimuove il sebo in eccesso, favorendo al contempo il rinnovamento cellulare. Questo riduce la comparsa di linee sottili e rughe grazie a una profonda idratazione degli strati interni della pelle e prevengono arrossamenti cutanei e prurito, naturalmente anche sul décolleté. Grazie a una profonda idratazione degli strati interni della pelle si prevengono arrossamenti cutanei e prurito. La maschera rappresenta un'alternativa e un completamento ideale ai peeling fisici non granuli e sfoglianti come il Fresh Scrub Face and Body ed è adatta a tutti i tipi di pelle. Per ottenere risultati ottimali e un incarnato luminoso, la maschera deve essere applicata con regolarità. E quindi noi la mettiamo e la teniamo un po' sul viso, è buonissima, ha un profumo veramente delicato come la natura, non questi profumi aggressivi. E dopo appunto averla lasciata, dipende dal all'inizio magari da come sta la pelle, ecco, all'inizio magari appena sentite un po' di arrossamento la togliete, perché magari se qualcuno ha dei brufoli o la pelle è un po' rovinata è meglio lasciarla un pochino, va bene, però non troppo. Però questa peeling bastano al massimo 5 minuti, non c'è da aspettare chissà che cosa. Questa maschera peeling
gli enzimi, pulirsi con gli enzimi e queste particelle molto delicate è una novità assolutamente di ora, e fatta regolarmente in questo periodo che si prende il sole è ottimale, perché così si prepara la pelle e non abbiamo quegli inestetici macchie del sole, ecco. Allora, a questo punto ho messo anche qua. Allora, a questo punto ci prepariamo per mettere l'altro prodotto, che sarebbe l'acqua di pulizia. Ora, in questo periodo è molto importante mettere la protezione solare. Infatti noi metteremo una crema colorata con protezione 15. Ho sentito delle voci che ultimamente che dicono che la protezione solare è meglio non metterla, assolutamente sbagliato, perché per il discorso della vitamina D, non è che dipende appunto dalle protezioni solari, io sto parlando della nostra protezione, poi le altre non lo so, perché ci sono tantissimi tipi di protezione, fra cui le protezioni che hanno ingredienti chimici, di cui io proprio non voglio parlare, perché magari appunto il problema è nato da questi allarmismi e quindi poi magari si creano dei falsi miti che non vanno bene, perché il sole fa benissimo, perché ci dà la possibilità di attivare la vitamina D. Però cosa bisogna sapere? Bisogna sapere che bastano veramente pochissimi minuti per avere questa riserva di vitamina D, sia per l'estate che per l'inverno. Quindi mettere una protezione solare non significa eliminare del tutto questo processo. Io sinceramente la metto sia d'inverno che d'estate e la vitamina D non mi manca assolutamente. Come potete vedere, ho la pelle anche scura e metto sempre la protezione, perché che succede? Che i raggi UVA entrano nella pelle e aumentano le rughe, perché entrano nello strato più profondo della pelle, e quindi questo noi lo vogliamo evitare, e per evitarlo appunto bisogna usare una protezione solare sempre. Allora, ora togliamo questa maschera, gli enzimi con il nostro asciugamanino delicatamente. Oh. Ah, che buono, è buonissima. Ah, che bello! All'inizio si vede proprio che ha lavorato, sì, perché io ora mi sento, la pelle è fantasticamente pulita, veramente si vede anche, ha questo colorito più scuretto, però non so se vedete, la mia pelle è migliorata confronto a prima, è bastato pochissimo tempo. Ah, bellissimo! Fantastico, bello. Ecco, ora mettiamo, dopo la maschera, mettiamo l'acqua di pulizia, che in pratica ha delle micelle che sono degli ammassi molecolari in grado di intrappolare e rimuovere i depositi di sporco, come le polveri sottili, i residui di trucco, e questi aumentano l'azione detergente e mantengono il suo equilibrio naturale. Allora, anche questa buonissima, e se avete il trucco, naturalmente bisogna usare il cotton fioc, il cotone. Ed è una acqua delicata, anche adatta agli occhi, soprattutto questo per il discorso della rimozione del trucco, perché non dà assolutamente fastidio.
Dopo aver messo l'acqua, che cosa sono le micelle? Le micelle in pratica sono delle piccole microsfere che sono in grado di intrappolare e rimuovere lo sporco e i residui di trucco. In questo modo è possibile ridurre al minimo l'ostruzione dei pori e le macchie cutanee. Allora, questa acqua, naturalmente essendo completamente naturale, non è come quelle che ripuliscono subito immediatamente il trucco, ci vuole un po' di più, però avete cosa positiva che sapete quello che vi state mettendo sulla pelle e non magari ingredienti chimici che non si sa cosa potrebbero fare. Allora, poi a questo punto cosa si mette? Il siero idratante, che garantisce la massima idratazione, è in grado di intrappolare le molecole nell'ambiente, presenti nell'ambiente, e di metterle a disposizione, le molecole d'acqua, e di metterle a disposizione della cute, e quindi e mantiene proprio l'umidità della pelle, quindi la pelle rimane fresca e luminosa. Insieme a questo siero idratante io però ci metto una cosa molto interessante, una limited edition, questa che è l'Ad Glow, che assolutamente va messo solo col siero insieme, non si può prendere da solo perché è proprio un concentratissimo di principi attivi naturali. Ed questo serve soprattutto nel contesto urbano. In pratica questo glow combatte i fattori di stress ambientale. La niacinamide, vitamina B3, dona un colorito uniforme e aiuta a uniformare le macchie dovute all'età e ai pigmenti. Il marrum Bium volgare, con la sua forte azione antinquinamento, rafforza e protegge affine alla pelle. In pratica io ora metto due di siero idratante qua sulla mano, e poi metto questo Ad Glow, che è una limited edition ed ha delle particelle brillantine all'interno, naturali, minerali, perché noi non utilizziamo proprio per niente plastica. Come vedete va mescolato, c'ha un colorino, eccolo, questo, brillantino, e si mette, ma ne basta poche gocce perché si diluisce molto facilmente. Il siero è importantissimo per mantenere una bella pelle, perché se è un buon siero, va l'azione del siero deve andare sotto la pelle, e sotto la pelle, visto che abbiamo una barriera naturale nostra, non è così facile fare dei prodotti che vanno proprio sotto la pelle. Quindi per questo che i sieri naturalmente hanno un prezzo più elevato, perché bisogna penetrare sotto la pelle e mantenerla bella idratata e bella sana. Ecco, e questo è il siero. Comunque, se uno non ha il siero e vuole utilizzare solo la crema, a questo punto aspetto un po' perché si asciuga il siero, penetri all'interno della pelle, non ci vuole tanto, e mettiamo la nostra crema per il viso. Innanzitutto io metterò però nel collo la protezione solare 20, che secondo me è molto importante da mettere. Come vedete questi filtri fisici, che col tempo, dopo un po', vanno via, non si vedono, però io preferisco così che non usare niente, sinceramente. Come vedete, qui è la sintesi della vitamina D, ce l'avrò lo stesso, perché non è che è una copertura totale
del corpo, perché è importante il sole, fa benissimo il sole, però il problema è che le onde non ha, certe volte, cioè le onde penetrano nella pelle, soprattutto le onde UVA che ci sono tutto l'anno e fanno venire quegli nestesismi, le rughe. Quindi sarebbe meglio anche una protezione bassa. Infatti questa crema colorata con protezione 15 è una crema molto interessante. Ora me la metterò, questa. Allora, l'innovativa formula del Fresh Tinted Tan 15 dona un colorito fresco e naturale, allo stesso tempo protegge dai danni dannosi raggi UVA e UVB e previene i segni del fotoinvecchiamento come rughe e linee sottili. È l'alternativa ideale al make-up. Grazie ai pigmenti minerali si adatta perfettamente alla tonalità della pelle e corregge naturalmente le piccole imperfezioni, l'opacità, gli arrossamenti, il pallore e le macchie da pigmentazione. I principi attivi garantiscono un'idratazione immediata, affinano la grana della pelle e proteggono dagli influssi ambientali nocivi. Come vedete, questo è il risultato. Io ho una crema colorata e in più ho anche la protezione, molto importante. A questo punto vi volevo dire una cosa che magari non ci pensiamo molto: è molto importante proteggere le labbra. Infatti io oggi vi metterò, aprirò questo pacchettino che ho preso ultimamente del balsamo delle labbra. Questo balsamo ha protezione 15 e ha protezione dai raggi UVA e UVB. E in pratica, perché proteggere le labbra? Perché la pelle delle labbra è priva di ghiandole sebacee che formano lo strato lipidico naturale, ha poca melanina e non è protetta dai dannosi raggi UV e quindi si secca rapidamente e diventa fragile e si forma e si spessisce e quindi la naturale colore delle labbra si affievolisce. Ma noi mi metto questa protezione che vi faccio vedere ora, è nuova, quindi ci vuole un po' prima che esca. Eccola qua e la metto, ora ne ho messa un po' troppa, era aetta sulle labbra e ha una, ora ce l'ho messa troppa, rosino bellino e questo colorino che in pratica serve sia per proteggere le labbra che per è bellino di colore, rosino. Ecco, io ho finito la mia skin care e spero di essere stata chiara. Se avete delle domande chiedetemele, ci sono dei kit molto interessanti da poter provare che non costano tanto, così uno può provare a vedere come si trova con le creme. E io naturalmente ho dei buoni sconto, se volete potete andare a guardare appunto tutti questi prodotti nel sito frescame.it. Io vi lascio e vi avviso che ad agosto ci saranno delle promozioni giornaliere al 20% di tutti i prodotti e se volete qualcosa contattatemi. Buonasera.